Allora, questa oggi siamo alle Grotte Center di Camerano per la fiera dell'elettronica che si svolge tra l'8 e il 9 novembre. In questo spazio realizzeremo delle interviste con gli organizzatori e eventualmente anche con le rappresentanze pubbliche. Per la fiera dell'elettronica alle Grotte Center dell'8 e il 9 novembre del 2014 siamo con la vice sindaco di Camerano, Annalisa Del Bello, benvenuta. Buongiorno, benvenuti a voi a Camerano. Allora, questa è la prima volta che ospitate una fiera di questo genere, come è venuta l'idea, come è venuta fuori questa iniziativa? Ma c'è stata fatta questa proposta e noi siamo stati ben lieti e orgogliosi di ospitare qui in questo centro commerciale che è il Grotte Center questa iniziativa. L'elettronica è sicuramente un settore trainante oggi più che mai e quindi siamo stati ben lieti di accogliere questa proposta. Grotte Center che sicuramente accoglie quotidianamente numerosi visitatori e utenti dei vari negozi in un bacino che è abbastanza ampio, quindi sicuramente è baricentrico questo posto per un'iniziativa del genere. Grotte Center, poi noi ne siamo orgogliosi perché ricorda una delle peculiarità di Camerano che sono le grotte, il sistema ipogeo che abbiamo a Camerano, quindi per noi è un momento sicuramente di vanto per il nostro paese, per la comunità, ma per tutto il distretto Sud d'Ancona, direi regionale, perché so che sono ospitati espositori che vengono da tutta Italia, quindi so che ogni anno sono sempre più numerosi, quindi è un'ulteriore offerta che diamo al nostro territorio, ai nostri cittadini e non solo. Bene, allora ringraziamo Annalisa Del Bello, vice sindaco di Camerano, che ha partecipato agli incontri per la fiera dell'elettronica qui alla Grotte Center. Grazie. Grazie a voi e buona fiera. Ci siamo con l'organizzatore della fiera dell'elettronica, Mauro Santoni. Grazie Mauro. Grazie a voi di essere venuti a questa fiera che oramai è una consuetudine. È ormai un'abitudine, ormai è un passaggio continuo, no? Ci rincontriamo sempre. Allora, questa volta le Grotte Center, come mai? Abbiamo fatto questa scelta, ci è dispiaciuto un po' lascia Osimo, ma avevamo bisogno di una location un po' migliore, un po' più fruibile per il pubblico. E abbiamo provato qui al Comune di Camerano, che sono stati molto gentili, hanno accolto l'idea con molto entusiasmo e anche le Grotte Center che ci hanno aiutato moltissimo, ci hanno accolto in questi spazi, diciamo, molto più disponibili rispetto a dove la facevamo a Osimo, che, ripeto, ci dispiace molto non averla potuta replicare lì, però l'evoluzione della fiera, l'ingrandimento, ci chiedeva uno spazio un attimino più fruibile, un po' più grande, un po' più accessibile. E allora siamo venuti a Camerano, che siamo rimasti nelle vicinanze. E per quanto riguarda il numero degli espositori, sono in aumento, sono in calo, sono stabili? Gli espositori sono in aumento perché qui abbiamo ovviamente spazi un po' più grandi, come hai detto tu il bacino d'utenza rimane lo stesso, però qui abbiamo spazi un po' più grandi, abbiamo una quindicina di espositori in più, c'è sempre più richiesta di venire nelle nostre zone e vediamo come va in questo momento dove l'economia è un po' ferma. Mauro, grazie mille, buona fiera a questo punto e naturalmente dopo noi cercheremo di seguire sempre i prossimi appuntamenti che organizzerai per quanto riguarda il settore dell'elettronica. Grazie a voi che venite sempre, alla prossima occasione.